proprio vero che in un periodo di crisi tutto va in fumo, stipendi, pensioni e ora anche il lavoro dei tabaccai. Stato cercasi, e con questo slogan che i tabaccai di tutta Italia sono scesi in piazza della Bocca della Verità, riuniti sotto la sigla del FIT, la federazione sindacale che rappresenta i rivenditori di generi di monopolio, presieduta da Giovanni Risso. I tabaccai si rivolgono direttamente allo Stato affinché difenda la sopravvivenza delle loro rivendite, minacciate da vari fattori, primo fra tutti la massiccia diffusione della sigaretta elettronica in assenza di regolamento. Queste ultime hanno dato vita a un vero e proprio mercato alternativo, libero nella commercializzazione e nel prelievo erariale. La categoria ne chiede la regolamentazione. Il costo di un pacchetto di sigarette incide sempre più sull'economia, sui ragazzi che non lavorano, e quindi molti trovano più conveniente comprare la sigaretta elettronica, che non è gestita da nessuna regola, voglio dire, prosperano mercati, negozi dappertutto, senza regole, senza niente. Non è vietata né ai diciottenni né niente, ultimamente sono state diffuse con tanta pubblicità, invece i marchi delle sigarette non si possono pubblicizzare. A quanto mi risulta il mercato cinese si sta molto interessando della cosa, perché dovrebbe portare un grande interesse e un guadagno illimitato. Seconda cosa, noi siamo soggetti ogni 9 anni a ripagare una gabella allo Stato per tenere le nostre attività, mentre queste tabaccherie nuove elettroniche non hanno nessun costo su questo genere. Quindi noi siamo soggetti, se non cambiano le cose, da morire. La FIT denuncia la ripresa dei traffici illeciti sui tabacchi, contrabbando e contraffazione alimentata dall'aumento dei prezzi che causa a sua volta l'ovvia diminuzione degli acquisti. Il sindacato chiede l'accettazione della moneta elettronica per la vendita di tabacchi, valori bollati e postali, oltre a un maggior controllo da parte delle forze dell'ordine, essendo le attività obiettivo ricorrente della criminalità. Attenzione al contrabbando, attenzione alla sigaretta elettronica che deve essere regolamentata, deve essere chiarito che cos'è questo strumento, non è una sigaretta per conto mio, ma è uno strumento. E quindi ci vogliono regole chiare, speriamo che il governo che nascerà presto, auguriamocelo tutti quanti, possa produrre questa efficiente norma. Anche perché se lo Stato va avanti così, lo Stato, il calo delle vendite è questo che abbiamo registrato in questi 3 mesi, a fine anno siamo oltre 1 miliardo di perdita di gettito fiscale, vuol dire che dovranno cercare altre tasse per poter sopperire, che hanno a portata di mano la possibilità di o tassare la sigaretta elettronica oppure metterla in condizione che anche questo strumento possa pagare un'imposta come giusto che sia, e quindi recuperare da questa parte.